mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Spero stiate tutti bene. Lunedì mattina, mattinata dedicata alla registrazione dei video, e finalmente vi faccio vedere che cosa ho preso tra presaldi e saldi. Mi troverete particolarmente frizzante, anche particolarmente struccata e spettinata, ma così ho lasciato asciugare i capelli ieri sera dopo il mare, dandoci semplicemente lo spray idratante al cocco di Balea, e si sono asciugati benissimo. Naturalmente sono super morbidi e così me li tengo, ma soprattutto sono in ferie questa settimana. Ieri era domenica, è stato il mio primo giorno su 8 di ferie che avrò, e quindi mi porterò avanti sicuramente con il registrarvi anche dei contenuti qua per il canale, oltre che dedicarmi a tutto quello che più mi piace, tra le quali cose ci sono ovviamente anche i video. Questo sarà il video pre-saldi che volevo farvi prima che iniziassero ufficialmente i saldi, che in Liguria sono iniziati il 6 di luglio, ma alla fine non ci sono riuscita. Ho comprato nuovamente da Zara all'inizio dei saldi, quindi il primo giorno dei saldi, quindi quello che vedrete sarà un mix di pre-saldi e saldi. Sono stati in un po' di negozi, abbiamo Zara, Maison du Monde, abbiamo Calzedonia, e la prima cosa che vi farò vedere, che sono un paio di scarpe, di ciabattine che ho preso invece in un negozio di semplici scarpe in centro a Sarzana. Direi di iniziare, io vi sto girando il video e poi finito vado dalla dermatologa. Ho una bella visita che mi aspetta, io non so se riuscirò a pubblicarvi questo video già nel pomeriggio, quindi lo stesso giorno che lo sto girando, appunto il lunedì, oppure domani pomeriggio al più tardi. Però vado dalla dermatologa perché mi trovate totalmente struccata e ho queste piccole fastidiose macchioline sulla fronte che abbiamo bisogno di andare a scoprire che cosa sono. Comunque non perdiamoci troppo in chiacchiere, di queste cose poi parleremo in futuro. Allora, prima di iniziare a farvi vedere tutto, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina delle notifiche e di seguirmi anche su Instagram se vi fa piacere, lì ci vediamo quotidianamente, mi trovate come julie.graf. Allora, vi ho detto che avrei iniziato dalle scarpe, io vi faccio vedere quelle, così poi passiamo a Zara. Ho un sacchetto di roba mia e uno di Matilde, che vi farò vedere molto rapidamente, Calzedonia e poi articoli per la casa da Maison du Monde. Allora, il primo sacchettino è lui, per chi mi segue su Instagram la faccio corta perché non voglio che questo video duri un'eternità. Stavo cercando e vorrei acquistare, soprattutto adesso che sono iniziati i saldi, le Birkenstock Arizona. Sono quelle in gomma, ovviamente lo sapete che Birkenstock per lo più fa sandali e ciabatte in pelle, alcune anche cupelle, però io ho visto il modello totalmente in gomma, quindi mi piacevano un sacco con la doppia fibbia. Sono andata a misurarle, ma io le cercavo nere perché volevo qualcosa da poter mettere anche al lavoro, per dire come sono vestita adesso, sotto uno shorts di jeans, e mettere una ciabattina nera molto molto comoda, come sarà sicuramente quella di Birkenstock, mi faceva piacere. Non le ho trovate del mio numero. Mi è stato detto da più di un negozio che ci sono un po' di difficoltà con le consegne per quanto riguarda Birkenstock, e quindi andrò alla ricerca in tutta calma tra casa mia e Genova. Non ho fretta di trovarle, se saranno in saldo ben venga, ma le volevo nere, quindi non le avrei acquistate di altri colori, le ho trovate celesti, insomma le volevo nere. Però una settimana fa più o meno avevo mia mamma qua a casa, e ospite qualche giorno qua a Sarzana, ci siamo fatti un giretto per il centro, lo stesso giorno che poi ho preso le cose da Calzedonia. Ho visto queste ciabattine, tra l'altro ciabattine De Fonseca, in un negozio di scarpe, uno di quei vecchi negozi, sapete, quelli tanto carini rispetto a quelli grandi da centro commerciale. Mi hanno colpito subito, io tutto quello che vi faccio vedere ve li farò poi vedere indossate, scarpe comprese, e sono loro. Allora, a parte che erano bellissime ovviamente, color fucsia con queste fibbiette, vi dico che è una settimana che le voglio mettere ed è una settimana che aspetto di farvele vedere qui. Il prezzo era di 10 euro, quindi era già in periodo pre-saldi, e la signora appunto del negozio aveva messo tutte le De Fonseca da uscire, ecco, perché io queste le userò tassativamente per uscire, non per casa, cioè non solo per casa, al prezzo di 10 euro. Allora, sono morbidissime, questo penso che si capisca, ma vi posso garantire che indossate sono di una comodità estrema. Sono in gomma, appunto, super super morbida, sia sopra che sotto, tutta in fucsia. A parte il fatto che io le trovo deliziose, le ho pensate per il mare, perché è chiaro che sono un po' tanto cariche per andare a lavorare, però l'altro giorno avevo un paio di jeans, era la giornata che era un pochino brutta, ho messo una t-shirt, ho misurato loro e sarebbero state perfettamente, quindi sì per il mare, sì volendo se volete per starci in casa, però queste qui saranno mie da mettere tutti i giorni, cioè le metterò anche con gli shorts di jeans, la t-shirt sopra e via. Al prezzo di 10 euro, ripeto, De Fonseca, le avevano anche nere, e quindi potrei anche lì azzardare
non a livello di Birkenstock, però da utilizzare magari in campagna, da portarmi dietro quando andiamo in campeggio. Queste saranno senza dubbio comodissime, troppo contenta di averle prese, di averle trovate. Numero 39 era l'ultimo perché è il mio numero sempre. Facciamo così, passiamo a Zara dopo, che è quello più ricco. Vi faccio vedere Calzedonia. Allora, da Calzedonia sono andata appunto con i presaldi perché mi era arrivato il messaggino con articoli dal 30 al 50% di sconto per chi ha la tessera. Io ovviamente ho tessere da tutte le parti e quindi ne ho approfittato, già che ero in centro a Sarzana con mia mamma ci sono andata e ho preso due cose. Allora, la prima l'ho pagata 12,45 perché costava 25,90 ed è un telomare. Allora, io a parte che il prezzo l'ho trovato ottimo, mi è piaciuto un sacco. Se avete visto l'ultimo video, quello di MD, dove a 2 euro ho preso il telo, quello con le conchiglie, e è il telo classico, quello di cotone, e vi ho detto, io preferisco questi un pochino di più rispetto all'asciugamano di spugna classico. Ora stanno volando tutti i pelucchi di questo asciugamano. Che cosa avevano da Calzedonia? A parte che avevano lui con queste colorazioni bellissime, tutto arcobaleno, che è gigante, non solo è in tela esternamente, ma all'interno, comunque da una parte e dall'altra, decidete poi voi sicuramente come utilizzarlo, è in spugna non troppo spessa, quindi la combo perfetta per chi come me preferisce che ci sia qualcosa che asciughi, ma stare sopra il cotone rispetto che alla spugna. Quindi questo l'ho trovato veramente delizioso. Ho degli asciugamani vecchi che poi tutte le volte passano a mille vite, perché quelli più vecchi li utilizzo per Maggie, per quando andiamo al fiume, oppure da mettere sopra come coprisedili in macchina. Passato anche quel livello lì, vanno a finire al canile, li do e quindi hanno una lunga vita. Però mi serviva qualcosa di un pochino più nuovo, ho detto ma sì, per 12,50 euro nemmeno, ho preso lui. C'era righe così, c'è la scritta Calzedonia da qualche parte qua sul bianco, c'era righe così anche in blu e in verde se non sbaglio, quindi diciamo un pochino più maschile. Mattia ce li aveva, il suo della Diadora ne ha più di uno, e quindi ho preso questo, che poi vabbè, Mattia o Giulia, nel senso, chi lo usa lo usa. La chicca che ho preso da Calzedonia io l'ho adorata e vedrete quanto è bella indossata. È un copricostume, io lo userò come vestitino perché è meraviglioso. Allora, questo andava aveva un prezzo di 59,50 euro, che non è pochissimo, è Calzedonia Beachwear, però è veramente stupendo. Ovviamente l'ho pagato a metà prezzo, quindi l'ho pagato 29,90. Ragazzi, questo è il vestitino. Allora, io lo chiamo vestitino perché è di una bellezza da utilizzare solo come copricostume, che è un peccato. Lo trovate in negozio sia nella versione bianca così, con tutto questo sangallo semitrasparente bellissimo, e il davanti appunto in beige, e uguale lo trovate anche in nero, che infatti mia mamma vorrebbe prendere, si è pentita di non averlo comprato lì con me, ma le ho detto guarda, tanto lo trovi anche a Genova e quindi se lo andrà a prendere nei prossimi giorni. Ha sulla fascia sotto seno questa cintura una lavorata che gira tutto il vestito. Ora io non sarò a spiegarvelo tanto perché preferisco farvelo vedere indossato. Il discorso vestitino è sì, chiaramente trasparente e traforato, ma io ci metto una bella bralette, considerate che già ce l'ho adesso. Ovviamente non vanno a dare forma al seno, non vanno a ingrandirlo, ma nemmeno voglio farlo. E quindi mettere qualcosa di bianco, di beige, ma soprattutto di bianco, a fascia bella ampia, e poi sotto o una culottina o tanto meglio un pantaloncino bianco, anche quelli di Ocean's Apart, quelli in microfibra, in tessuto tecnico che avete visto mille volte nei video, secondo me verrà una meraviglia. Poi se lo uso per uscire la sera con un bel sandalino gioiello, bene, altrimenti tutti i giorni per quando vado al mare. Anche ieri ne avevo uno molto simile, per farci avanti e indietro dal mare in scooter, è perfetto, io lo amo, è di una bellezza secondo me questo vestitino, con poi le sue nappine, meraviglioso. Bene, allora vi faccio vedere l'ultimo Maison du Monde, passiamo a Zara. Direi che, visto ci ricolleghiamo ai miei vestiti, vi faccio vedere il sacchettone. Sono stata da Zara in due tranche, questo sacchettone riguarda me, quindi sono cose che ho preso per me, mentre l'altro sono cose per Matilde che vi faccio vedere molto rapidamente. Allora, discorso Zara, ci sono andata con i presaldi, ovviamente Zara non fa i presaldi, ma io ci sono andata solo per farmi un'idea e dare un'occhiata alle cose che avevano appeso. Intanto continuo a vedere ciuffi di asciugamano.
per vedere appunto che cosa poi sarebbe andato in saldo. Ovviamente avevano già suddiviso tutto, avevano già messo, diciamo, tutto di taglio i vari articoli e non avevo visto niente di particolare. Mi ero ripromessa di tornarci per vedere dei jeans. Fortunatamente, come saprete, da 4 mesi e poco più a questa parte al lavoro posso sostanzialmente vestirmi come voglio e quindi rispetto a tutti gli anni che ho lavorato, che avevo sempre la divisa e il tempo libero era poco e comunque avevo tanti vestiti, ora sto cambiando abbigliamento tutti i giorni. È una cavolata, lo so, per chi magari non ci fa caso, per chi ha sempre avuto la possibilità di vestirsi come voleva in negozio, per me è una libertà assoluta, cioè mi sento proprio contenta di sfruttare tutti i vestiti che ho, di esprimere come mi sento quel giorno, di vestirmi come meglio credo, sempre ovviamente nei limiti della figura, no? Che ho all'interno del negozio, quindi di una detta vendita, però mi piace proprio il fatto di sbizzarrirmi e quindi ho pensato, se ci devo andare, prendo un paio di jeans, che tanto i miei hanno veramente tanti anni, è da un po' di tempo che non compro dei jeans e quelli li uso tutto l'anno. Così ho fatto, ho comprato 2 paia di jeans, anche qui non mi soffermo troppo per farveli vedere, vi dico solo che modello sono perché poi indossati sono tutt'altra cosa. Allora, un paio, intanto li ho pagati 19,95 euro l'uno, di un paio che sono i Mom Jeans, Mom Fit, sì, vita alta, gamba Mom, sì, Mom Leg e caviglia rigida. Insomma, tubolare, chiamiamola così. Di questi ho preso una taglia 36 che equivale a una 40 italiana, venivano 29,95 euro. Allora, è un classico jeans, quindi non ha nulla di particolare, ma è una tonalità, è un bagno di colore che io non ho mai avuto. Ce li ho sempre o più chiari o più scuri. Questi, ovviamente, il Mom Jeans è quello a vita più alta in assoluto, lo vedrete appunto indossato tra poco ed è il più comodo. Cioè, io con questo non mi sento costretta, non sento la gamba che mi dà fastidio alla circolazione, sono comoda, se salgo, scendo, sto seduta in macchina o in treno e quindi assolutamente sono i miei jeans preferiti. La parte di dietro è così, quindi le tasche hanno questo bordino un pochino più alto, ma credetemi che è una colorazione veramente bellissima. Gamba appunto tipica del Mom Jeans, quindi comoda e poi sul fondo si va a stringere. Io li ho adorati, ve li ho fatti vedere anche su Instagram, li ho provati sia così che molto molto simili in un colore più chiaro, dei quali poi ho preso un altro modello, ora vi faccio vedere, ma non volevo comprare 3 jeans, ne ho comprati 2, basta, ne avanzano. Quelli di Zara, devo dire la verità, veramente in tutta onestà, durano molto molto di più rispetto a quelli di Stradivarius, nonostante poi la famiglia sia sempre quella, nonostante quelli di H&M, più che altro a livello proprio di elastico, quindi mi piace il fatto che questo non è tanto elasticizzato, l'altro di più, però il fatto che il tessuto una volta lavato rimanga effettivamente così com'è. Mi è capitato di avere dei jeans soprattutto di Stradivarius, Bershka già ne ho qualcuno in più, ne ho un paio ma sono durati di più, e di partire da casa col jeans in un modo, di arrivare in negozio seduta in macchina e ormai aveva già ceduto tutto il tessuto, quindi è una cosa oscena. L'altro jeans, di questo ho preso una 38, quindi una taglia in più, una 42 italiana, anche lui veniva 29,95 euro, l'ho pagato 19,95 euro. Questo è un flare vita alta. Allora, lo chiama così, vi faccio vedere, sì, non vi ho fatto vedere lo screen, ora vabbè, dell'altro magari vi interessa meno, ma questo sono sicura che una volta indossato vi piacerà, non fate caso al mio smalto che è massacrato, oggi lo tolgo. È appunto un High Rise Flare. Questo qui presenta dei bottoni dorati che voi non state vedendo perché io non ve l'ho chiuso, vabbè, ve li faccio vedere dopo quando è indossato. Vita alta, jeans proprio classico, con questo colore molto anni 90, molto molto semplice e adatto a qualsiasi jeans. È lunghissimo, con la zampa in fondo, ma è una mega zampa, in gamba rimane aderente, ma non è il classico flare, appunto, che poi di solito ha la caviglia scoperta. Io ne ho già un paio così, quelli verde, proprio molto acceso di Zara, però è corto alla caviglia, quindi comunque non è che poi in inverno lo posso mettere. Questo secondo me è tanto bello con un sandalo, quanto bello poi in inverno con uno stivaletto. Vedrete, vedrete, con la sneaker. Secondo me è bellissimo. È molto lungo, per fortuna essendo alta me lo sono potuta prendere, perché è veramente lungo, fino a sotto i piedi quasi. La terza cosa che ho preso da Zara mi ha chiamata. Perché mi ha chiamata? Perché io, come sono entrata da Zara, ho fatto un giro nel primo reparto, quello dei, ragazze che caldo che sto avendo, dei vestitini, delle cose un pochettino più, dei blazer, cose un pochettino più eleganti. Mi sono spostata a quello delle
sportive, più giovane sicuramente di me, e ho trovato lui appoggiato su un tavolo dove non c'entrava nulla, non so nemmeno se ne avessero altri, né tantomeno dove fossero sistemati, dove fossero appesi. Ve lo faccio vedere perché ho detto tu volevi me e me avrai. Allora, premetto che intanto il prezzo era di 29,95 euro, doveva essere scontato a 15,95 euro, in realtà poi in cassa è passato a 19. L'ho fatto notare alla ragazza, lei mi ha detto se vuoi te lo tolgo, ho detto ma no, non è per i 4-5 euro, però ve lo dico perché ci potrebbe essere chi fa delle storie, visto che era prezzato diversamente. È un cardigan con i fiorellini. Allora, ditemi la meraviglia che è questo cardigan. Cioè, questo era proprio me, era troppo me. È in questo color beigeolino molto chiaro, quindi non è né un panna né un bianco sporco. Io direi che è un color naturale, ecco, una tinta naturale. E è bellissimo, è tutto lavorato, tutto traforato, è un mix di cotone, mi sembra, forse viscosa, non so se è del poliestere, aspettate che ve lo dico. Ma io quando l'ho visto già così mi piaceva un sacco, era una taglia S, quindi perfetta, poliestere e cotone, cotone poco, 31%, 69 poliestere, ma va benissimo, ed era perfetto quando l'ho misurato ai camerini, mi è piaciuto ancora di più e io ve lo farò vedere indossato così al volo, magari ad uno dei due jeans, che poi è l'idea che ho per utilizzarlo. Va benissimo con i jeans, una t-shirt sotto, più avanti nella stagione autunnale con un lupetto, quindi qualcosa di più pesante a collo alto, ma bellissimo anche senza nulla, con una bella bralettina sotto. Veramente io me ne sono totalmente innamorata e vedrete che amore che è indossato. Continuiamo con Zara, devo cercare di accelerare un po' perché poi ho ancora delle cosine di Maison du Monde. Allora, Zara, ho fatto un errore per quanto riguarda un acquisto che ho fatto a mia nipote, non mi sbaglio mai, ma ero in videochiamata con lei e con mia sorella e le ho detto come li vuoi questi qui, verde acqua oppure lilla? I lilla erano già la taglia corretta, i verde acqua gliel'ho presi tra le grucce soltanto per farle vedere il colore e poi lei mi ha detto verde acqua, io ho preso questi ma è un 10 anni, quindi questa mattina già che devo andare appunto tornare in quella zona vado a cambiarli e prendo l'8 anni. Il pantalone è lui, costava 15,95 euro, l'ho pagato 9,95 ed è questa meraviglia qua. Allora, a parte che per essere un 10 anni, io volevo vedere se nel 14 ci stavo perché è stupendo, pantalone a costine in questo color Tiffany più che verde acqua, è proprio un Tiffany che in fondo ha la zampa e questa scoloritura, ragazze, ma è meraviglioso, è bellissimo, a parte l'effetto così un po' tie-dye sul fondo, ma soprattutto ha le... aspettate che ve lo faccio vedere meglio... Vedete che ha questi ricciolini al taglio, meraviglioso. Io l'ho adorato, quando l'ho visto ho detto questo glielo prendo. Devo essere sincera, mia nipote a differenza mia non è appassionata dei vestiti, anzi tutt'altro, e non è nemmeno troppo femminile, ma nel senso che non si ferma a prendere tanto, ah questo è carino, no, vuole star comoda, vuole star sportiva, vuole arrampicarsi sugli alberi e correre ovunque, quindi non... Questo outfit è proprio pensato dalla zia, perché altrimenti lei non se lo sarebbe preso. Pantalone così e una t-shirt splendida che ho pagato 4,95 euro invece che 7,95 euro. Ho preso un 8-9 anni, mia nipote è molto esile ma alta e quindi spero che non le vada grande, ma l'altra è un 6-7, quindi comunque sarebbe stata corta. La t-shirt è così, in cotone, girocollo a costine, ma ha la particolarità... altra cosa che avrei voluto per me, di avere sul lato, sia da una parte che dall'altro, questi buchi a cuore. Vedete che ha questi cut da una parte fatti a cuoricini, cioè io penso che sarà meraviglioso. E questo è l'outfit così come l'ho pensato. Cerco sempre di non prendere cose per lei prettamente estive, perché poi altrimenti tra due mesi magari rischia di non metterle più. Questa anche messa da sola, così come il pantalone con un bel cardigan, va benissimo anche poi per l'autunno. Primo completo fatto, poi ho preso una cosina per la bimba della mia amica, questa è una cosa in più, spero che non guardi questo video, le dirò di non guardarlo, dal reparto bimbi più piccolini e l'ho pagata 12,95 euro, 2-3 anni, ho preso questo meraviglioso, meraviglioso impermeabilino, guardate questa giacchina tecnica, allora a parte che ha la sua bustina, quindi una volta richiuso si può mettere all'interno ed è una giacchettina così, tra l'altro sono andata a chiedere se ci fosse una versione, una cosa molto simile anche nell'età di Matilde e invece purtroppo mi hanno detto di no, a parte che io la trovo talmente bella che se ci fosse anche per adulti la compreremmo. L'interno è in retina, quindi è proprio prettamente un impermeabile, il cappuccio ha i fiorellini così come la bustina che lo può contenere e io trovo che sia delizioso.
tendo sempre comunque a comprare qualcosa a questa mia amica che appunto ha una bimba che ha un anno, poco più di un anno e mezzo ormai, e perché mi fa piacere a prescindere comprargliele, ma soprattutto quando so di vederla mi piace darle qualcosina, questa la trovo veramente deliziosa. Continuo con le cose di Matilde, per carità qua c'è lo scontrino che oggi devo assolutamente cambiare, usare per cambiare, lo mettiamo qua. Ho preso due felpe perché poi sentendomi con mia sorella le ho detto cosa le può servire e lei ovviamente mi risponde sempre no, non voglio che compri niente, poi ci penso io, scusate se mi tocco i capelli ma fa veramente caldo, poi ho dovuto chiudere la finestra perché fuori ci sono i lavori, se no sentireste solo i muratori, e no, tutto, poi ci vado io, dovrei guardare e quindi faccio da me. Io ho preso due felpe perché di quello ero sicura che necessitasse, allora erano scontate non di tantissimo perché dai 18 euro 17,95 costavano 12,95, nemmeno del 30% scontate, però sempre meglio che niente. Di entrambi ho preso un 8-9 anni, enormi ragazze, cioè secondo me le va enorme, il problema qual è? Che comunque essendo alta, altrimenti la manica le va corta se le prendo la taglia prima, comunque ho lo scontrino, eventualmente possono cambiare anche a Genova. Le ho preso questa qui perché sapevo le mancassero delle felpine per l'inizio, per la fine dell'estate, ecco, comunque per il prossimo, per la prossima stagione, senza zip e senza cappuccio, quindi classica felpettina girocollo, è bellissima, inutile dirvi che piace anche a me, cioè anche a me per me, e l'altra non l'ho trovata chissà che cosa, stesso prezzo, anche lei 12,95, però io ho, se vi ricordate, sicuramente ve lo ricordate, un lupetto nero di Stradivarius di secoli fa, che ha delle perline appese, e Matilde da quando lo ha visto, veramente anni fa, mi chiede di avere anche lei qualcosina di simile, e quindi quando ho visto la felpa non sono mai riuscita a trovare niente per assurdo, per bambini, forse perché per bambini più piccoli non li fanno, non lo so, però quando ho visto questa felpa non ho potuto non prendergliela. Io continuo a ripetere che sia enorme, visto quanto è esile Matilde, però vedremo. Comunque ha tutte queste perline di varie dimensioni attaccate sul davanti e su parte della manica, quindi sulle spalle, bellissima, questa è proprio bianca, bianco latte, ma mi è piaciuta un sacco. Le ultime due cose, poi passiamo a casa, la casa per Maison du Monde. Ho preso degli slip e delle calzine. Allora, le calze, 2,95 euro. Ho preso questi due calzettoni bellissimi perché so che è la misura che lei utilizza di più quando va a scuola, ovviamente, quindi le mette sotto il leggings, insomma, è quel calzino tre quarti. Uno è in un glicine, questa punta di rosa io la adoro, e l'altro invece è un color panna, 2,95 euro, due paio li ho presi, così come le ho preso gli slip. Questi li ho trovati alla cassa, ho mandato un messaggio vocale al volo a mia sorella, ho detto le servono, e lei, ma no, guarda, ne ha, io, sono troppo belli, gliele compro lo stesso, perché erano meravigliose con questi colori pastello. Queste le ho pagate 7,95 euro, costavano 13, quindi al 40%, e 7-8 anni, 6 paia di slip, bellissimi, guardate che hanno tutte queste piccole lavorazioni, mi piaceva il fatto di prenderle qualcosa di semplice, ma con questi colori stupendi. Bene, 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 prima che mi sciolgo completamente, vi faccio vedere che cosa ho preso invece da Maison du Monde. Qua sta cadendo di tutto. Maison du Monde, vado a recuperare qua sotto. Altro posto dove sono stata con i presaldi ancora, perché appunto sono registrata anche lì, ho acquistato un po' di cosine al 50%, tutte a metà prezzo. Allora, le prime due cose che vi faccio vedere sono dei tovaglioli, tanto semplici quanto utili da avere sempre di scorta. Questi li ho pagati 1,49 euro ognuno, no, 1,79 euro ognuno. Semplicissimi, li porto su in campagna, li tengo qua quando vengono i miei, quando facciamo qualche cena un po' più particolare estiva, ma non per forza estiva perché questi sono beige con tutta la fruttina. Mi piace un sacco avere dei tovaglioli particolari, ne ho 4-5 tipi, che poi una volta ogni tanto, adesso d'estate abbiamo usato quelli a forma di anguria quando sono venuti i miei, quando vengono degli amici, mi piace colorare la tavola con i tovaglioli così proprio occasionalmente anziché bianchi. Gli altri sono così con tutti i pesci e questo color, tutti sembrano fatti ad acquerello, secondo me sono bellissimi, ho preso due di questi. Poi ho comprato delle camicie riutilizzabili, io le avevo già prese in bambù l'anno scorso, due anni fa, le ho usate anche in vacanza, le ho portate su in campagna, me le sono sempre portate dietro, le ho usate tantissimo. Questa volta ho preso questa confezione con 50 cannucce di
grano. Allora, a parte che ovviamente sono leggerissime, mi ricordano proprio quelle che da bimbi ti metti in bocca quando sei in campagna, no? Quando sei nei prati. Le ho pagate solo 1,99 euro e io credo che siano una cosa deliziosa. Ve le faccio vedere anche aperte, proprio per evitare di... cioè dovrebbero essere tutte così, anche i negozi, anche... perché darle o di carta, che comunque bisogna produrla? Andrebbe benissimo anche il bambù così, tanto ora non penso che... cioè il bambù, scusatemi, il grano, cioè sono comunque cose di scarto di per sé, presumo, no? Eccole qua tutte le belle cannucce e non vedo l'ora di portarle per la maggior parte su in campagna, visto che nella mia settimana di fede andremo su qualche giorno e quindi via di aperitivi, di succhi e di... bei momenti in giardino. L'altra cosa, mancano due che vi faccio vedere, rimaniamo sul cibo. Allora, questo io l'ho trovato una cosa carinissima, costava 7,99 euro, l'ho pagato la metà, quindi nemmeno 4 euro, ed è lui. Allora, è un porta posate, ma guardate le posate cosa sono. Sono di bambù. Lo sapete che io di Maison du Monde ho un sacco di ciotole, un sacco di, vabbè, i mestoli tutti in bambù presi da loro, ma non solo da loro. Ma questi, a parte che sono tornate indietro nel tempo di quando era sera bimbi, però da bambina avevamo quelle di acciaio, e queste le voglio portare dietro al lavoro, quindi le ho proprio pensate da lasciare al lavoro, cioè me le porto là, le lavo, le scolo e me le tengo quando faccio pausa pranzo, quando pranzo lì, quando ceno, visto che lo sapete sto facendo anche i serali, insomma chiudiamo più tardi, però io trovo che siano deliziose. C'è il coltello che sembra anche abbastanza acuminato, abbastanza tagliente, forchetta e cucchiaio, cioè per meno di 4 euro ho pensato, ho risolto il fatto di, a parte che nelle borse, in questi, quando mangio là, quando mi porto le merende là, trovo cucchiaini, la forchettina, cioè trovo di tutto, almeno ho queste, le lascio là, le continuo a lavare, poi il fatto che siano in bambù mi piaceva un sacco. L'ultima cosa che vi mostro, è quella un po' più ingombrante per quanto riguarda la casa, è un cestino, non ha un nome, comunque si chiama, l'ho pagato 12,45 euro perché era la metà dei 24,99 che costava, gli scontrini, ed è lui. Allora, è un cestino intrecciato bellissimo che io non userò per casa, banalmente, per una pianta, decorativo, quello che è, ma lo userò come cestino per il bagno. Ho comprato tempo fa, avete visto sicuramente la spesa che avevo fatto da Ikea, tutti gli articoli in bagno in bambù, quindi il dosa sapone, il porta spazzolini, ho comprato poi lo scopino per il water da Tiger, sempre in bambù, e quindi ho detto mi manca il cestino, quello vecchio che avevamo era in plastica e non ce la faceva veramente più, ho pensato prendo un cestino bello, ci metto ovviamente dentro il suo sacchettino di plastica, e me lo tengo in bagno. Secondo me questa è una soluzione ideale, considerato il fatto che di spazio ci sta, non è piccolissimo, se ci fosse stato anche un po' storto, vabbè, se ci fosse stato più piccolo sarebbe stato meglio, ma erano bassi gli altri, quindi non era l'idea che avevo io, ed è un articolo che sicuramente posso riutilizzare in altri mille modi, indipendentemente dal fatto che mi stia bene in bagno o meno. Lo trovo molto molto carino e va benissimo per quello che ci devo fare al momento. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, spero che questo primo purtroppo video dedicato allo shopping e ai miei acquisti con i saldi vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa vi è piaciuto di più, che cosa vorreste andare a vedere giù sotto nei commenti. Se avete qualche consiglio da richiedermi, fatemelo, perché magari mi sono dimenticata di dirvi qualcosa, farvi vedere codici, ok? Su Instagram comunque mi vedrete anche lì tutto indossato e mano a mano vi metto i codici dei vari articoli, e ovviamente adesso andiamo a vedere le cose indossate, però io vi saluto già qua e poi vi saluterò anche dopo il try on haul. Al via le cose! Allora, innanzitutto ho aperto la finestra perché stavo soffocando, quindi se sentirete qualche rumore di fuori, che per adesso sembrano essersi calmati, pazienza. Allora, per non dare scandalo, ho lasciato sotto ovviamente la bralette che avevo un attimo fa e ho messo uno slip del costume bianco, così almeno vi fate l'idea di come veste. Allora, io lo trovo meraviglioso. È bellissimo ragazze, è veramente stupendo, cioè, ditemi se con un pantaloncino bianco a vita alta e già la parte sopra, che comunque nonostante sia giallo non si vede particolarmente, ma posso mettere anche il costume io nella parte sopra bianco per metterlo come abitino, non si può utilizzare anche per uscire. È bellissimo, la lunghezza è giusta, quindi rimane sopra il ginocchio, però è davvero fenomenale, mi piace tantissimo. Già che c'ero, vi ho abbinato la ciabattina, che ovviamente non è la sua, ma se ci dovesse andare al mare la metto così. Spero che riusciate a vedere, perché io da qua non vedo niente. La ciabattina della De Fonseca. Ragazze, sono comodissime. Andate a vedere se le mettono magari scontate a saldo anche sul sito. Sono
morbide, morbide, esagerate. La forma, vi dirò che la forma del piede a me risulta stare meglio rispetto alla Birkenstock. Comunque, almeno così avete visto entrambi gli articoli. E adesso passiamo ai jeans e al cardigan. Ho legato i capelli perché potrei morire con jeans e cardigan, ma ve li faccio vedere tutti e due in una volta sola. Allora, il cardigan è lui. Non ho messo la t-shirt, ho lasciato la bralette, quindi ovviamente lo posso portare così le sere d'estate, posso o devo metterci una t-shirt e una canotta sotto quando invece lo metto in altre stagioni. E questo è il mom jeans. Allora, siccome prima vi ho fatto vedere i codici alla Bene Meglio, vi metterò la foto qui con il cartellino, così almeno potrete screenshotare. Ho lasciato le De Fonseca, aspettate che ve lo faccio vedere un pochino meglio, e questo è il mom jeans. Mi piace da impazzire, è il jeans perfetto per me, da tenere tutto il giorno, comodo, è leggermente più rigido perché appunto non è tanto elasticizzato, però è perfetto, vita super alta, ci metto le t-shirt, ci metto qualsiasi tipo di crop top che ho, la taschina è un po' più particolare, rimane anche bella in alto, mi piace un sacco, bello bello. Ora prima che muoio passo all'altro jeans. Concludiamo questo accalorato try on haul con il jeans, la chicca secondo me di questo video, vabbè che di chicche ce ne sono state tante, però il jeans è sicuramente diverso dal solito, come avevo fatto vedere è molto chiaro, bello, vita altissima come piace a me, ha questi bottoni in oro rosa, non è proprio un dorato, sembra più un oro rosa, lungo 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 e a zampa in fondo. Ho lasciato di nuovo le ciabattine, cosa che sicuramente non metterò perché metterò dei pei sandali un pochino gioiello, un pochino lavorati con delle borchette o sandali un po' più alti con un pochino di tacco, però guardate quanto è bello questo jeans, a me è piaciuto fin da subito, immaginatelo con le scarpe aperte ma ancora di più con una sneakers, con uno stivaletto in autunno, in inverno, cioè io lo userò tutto l'anno e mi piace proprio tantissimo, bello bello bello. Anche di questo vi lascio il cartellino qua così potete screenshottare il codice. Ragazze, basta, io esco, scappo, spero tanto di avervi dato qualche consiglio e qualche suggerimento per questi acquisti in saldi estivi, fatemi sapere giù sotto nei commenti, vi mando un mega bacio e grazie per aver visto il video fino a qua, a presto!